La sveglia delle difficoltà. Sono a casa. Doraemon, ci sei? Non entrare in camera. Il solito inventario periodico. Esatto, sto controllando i ciuschi che possiedo per verificare se sono tutti funzionanti. Non mi dire che tutti questi ciuschi li avevi all'interno del gattopone. Sì, è per questo motivo che sono così cicciottello. Oh, ma che cosa mi fai dire, Nobita? Che c'entro io? Te lo sei detto da solo che sei cicciottello. Oh, scusami, hai ragione. Ciao, Nobita, come stai? Tutto bene? Certo, e tu come stai, Dorami? Alla grande, sono venuta ad aiutare Doraemon. Brava, sei sempre così gentile col tuo fratellone. Oh, grazie, mi fai arrossire. Ascolta, ti spiace se continuiamo l'inventario? Figurati. Spostati, qui abbiamo gli affari. A dopo, Nobita. Questo funziona ancora. Bene, ma ricorda che devi anche pulirlo. Invece questo ha bisogno di riparazioni. Passiamo al prossimo. Se vi fa piacere posso darvi una mano anch'io. Per esempio, questo che cos'è? Come si usa? Smettilo giù, ti sta facendo volare via tutto. Devi stare attento, Ciuschi, che prendi in mano Nobita. Vai a farti una passeggiata. Sciò. Tanto non mi interessa, continuate pure da soli. Che citrulli, non si sono accorti che gli ho portato via un Ciuschi? Vediamo un po'. Chissà che cosa serve. Proverò a premere questo bottoncino bianco. Cosa ti è saltato in mente, Nobita? Questo Ciuschi si chiama sveglia delle difficoltà. Adesso ti aspettano 108 problemi. 108 problemi? Esatto, dovrai affrontare una difficoltà ogni 5 minuti fino ad arrivare a un totale di 108. Cosa? Ma perché? Si può sapere chi ha inventato un Ciuschi tanto assurdo? È per gli alpinisti, così si abituano alle difficoltà. Di solito lo portano con sé durante le escursioni in montagna per abituare il corpo e la mente a superare situazioni difficili. Una volta che le lancette cominciano a muoversi, qualsiasi cosa fai finisce male e non c'è verso di tornare indietro, purtroppo. Potrebbe colpirti un masso, potresti rotolare dalla montagna o potrebbe attaccarti un orso. Potresti venire aggredito da uno yeti e scivolare precipitando da un'enorme cascata. No! Che tragedia, come si fa a fermarla? È inutile che fai così, una volta accesa non c'è modo di disattivarla. Aiuto! Ecco, i 5 minuti stanno per scadere. Si comincia. E ne avrà per un po' di tempo. Credo che sia meglio se rimandiamo il nostro inventario periodico dei Ciuschi. Già. Scordatelo, nemmeno una bomba potrebbe distruggerlo. Ah, che disastro, il tempo sta per scadere un'altra volta. Cosa? Me ne starò qui fermo impalato. Se non mi muovo non può succedermi niente, giusto? Ciao, sono tornata. Nobita, sei su in camera tua? Non la devo ascoltare. Devo stare qui immobile. Vuoi fare merenda? Ah, è l'ora della merenda. Eccomi, sta arrivando, mamma. Fermo, non andare. Fare quanto vuole è perfettamente inutile. Oh no, quella è già l'ultima persona che vorrei incontrare. Che faccio? Mi nasconderò dentro i tubi. Sono già tre. Ne mancano ancora 105. Oh, povero me, che sfortuna. Non ho voglia di giocare a baseball oggi. Non ti preoccupare, tanto ne abbiamo abbastanza di giocatori bravi. Meno male. Comunque ci serve ugualmente perché ci manca ancora l'arbitro. Cosa? Ma perché io? Speriamo in bene, sono terrorizzato.
fare sciocchezze, hai capito? Possiamo cominciare! State a vedere! Prendi! Ball! Cosa non è ball, babbeo? Scusa, ho sbagliato strike! Cosa? Nobita, hai appena detto ball! Sta zitto, ho detto strike! Sei sordo per caso, strike! Stai attento, Suneo! Se contesti l'arbitro, vieni subito eliminato! Idea! Sono certo che se dico sempre strike riuscirò a non farmi picchiare da Gian. Sei pronto? Voglio fare 3 strike! Secondo strike! Cosa? Terzo strike! Strike! Eliminato! Che cosa? Ma sei cieco per caso? Oh no, Gian, scusa, non ho visto che avevate fatto cambio! Vuoi farmi perdere, razza di citrullo? Oh no, questo è lo yeti di cui mi ha parlato Doraemon! Mi vuole picchiare! Aiuto! Fate qualcosa, tanto vi prego! Tanto che prendo il tirombo! Non c'è niente che possiamo fare, Dorami! Prima o poi ti prendo! E ti rompo! E con questa sono 4 difficoltà superate! Ma certo, chiederò a Shizuka di aiutarmi! Shizuka, aprimi, sono io! Devi aiutarmi! Ehi! Perché non mi risponde? Altri 5 minuti staranno ormai per scadere! Forse è qui. È aperta. E con questa sono arrivato a 5. Se non troviamo presto una soluzione, Nobita farà una brutta fine. Sarebbe persino inutile spedirlo in orbita con un missile. Ci sono! Mi è venuta un'idea geniale. Non ce la faccio. La mia vita è ormai senza speranza. Ehi, Nobita! Puoi stare tranquillo. Da adesso i tuoi guai sono finiti. Ah, sì? Certo, Dorami ha trasportato il Chuski nel 22° secolo. In questo modo la prossima difficoltà ti si presenterà soltanto fra almeno 100 anni. Dici sul serio? Significa che sono salvo e libero dalle disgrazie. Sì, proprio così. Evviva! Urrà! Che bello! Sono a casa! Ho una fame da lupo. Dov'è la mia merenda, mamma? Sul tavolo, dentro la pentola nera. Che delizia! Oh, a proposito, non avevi il compito in classe oggi? Sì, mamma. E allora, come ti è andato? Malissimo, come le altre volte. Mi sa che il maestro non mi può dare più di 0. Nobita! Atteggiamento è questo! Io non ti capisco, ogni volta la stessa storia. Non so più cosa fare con te. Non ti vergogni di essere l'ultimo della certo, classe? Certo, la sveglia delle difficoltà non c'è più. Ma non può pensare di rispondere così alla mamma e di farla franca. Ho parlato anche con tuo padre. Stiamo seriamente pensando di venire a studiare. Potevo stare tranquillo. Ma mi stai ascoltando, Nobita? Non e ricordati che se ti mandiamo in collegio resterai là.